Ora vi leggo una storia che non può esistere nella realtà, è proprio un mondo così inventato, un mondo della fantasia. Si chiama Il Paese dei Ladri. C'era un paese dove tutti erano ladri. La notte ogni abitante usciva con i grimaldelli e la lanterna cieca e andava a scassinare la casa di un vicino. Rincasava all'alba, carico, e trovava la casa svaligiata. E così tutti vivevano in concordia e senza danno, perché l'uno rubava all'altro. E questo a un altro ancora, e così via, finché non si rubava a un ultimo che rubava al primo. Il commercio in quel paese si praticava solo sotto forma di broglio, e da parte di chi vendeva e da parte di chi comprava. Il governo era un'associazione a delinquere ai danni dei sudditi, e i sudditi dal canto loro badavano solo a frodare il governo. Così la vita proseguiva senza inciampi e non c'erano né ricchi né poveri. Ora, non si sa come, accade che nel paese si venisse a trovare un uomo onesto. La notte, invece di uscirsene col sacco e la lanterna, stava in casa a fumare e a leggere romanzi. Venivano i ladri, trovavano la luce accesa e non salivano. Questo fatto durò per poco, poi bisognò fargli comprendere che se lui voleva vivere senza far niente, non era una buona ragione per non lasciare fare agli altri. Ogni notte che lui passava in casa era una famiglia che non mangiava l'indomani. Di fronte a queste ragioni, l'uomo onesto non poteva opporsi. Prese anche lui a uscire la sera per tornare all'alba, ma a rubare non ci andava. Onesto era, non c'era nulla da fare, andava fino al ponte e guardava passare l'acqua lì sotto. Tornava a casa e la trovava svaligiata. In meno di una settimana l'uomo onesto si trovò senza un soldo, senza di che mangiare, con la casa vuota. Ma fin qui poco male, poiché era colpa sua. Il guaio era che da questo suo modo di fare ne nasceva tutto un cambiamento. Perché lui si faceva rubare tutto e intanto non rubava a nessuno. Così c'era sempre qualcuno che, rincasando all'alba, trovava la casa intatta, la casa che avrebbe dovuto svaligiare lui. Fatto sta che dopo un poco quelli che non venivano derubati si trovarono ad essere più ricchi degli altri e a non voler più rubare. E d'altronde quelli che venivano per rubare in casa dell'uomo onesto la trovavano sempre vuota, così diventavano poveri. Intanto quelli diventati ricchi presero l'abitudine anche loro di andare la notte sul ponte a vedere l'acqua che passava sotto. Questo aumentò lo scompiglio, perché ci furono molti altri che diventarono ricchi e molti altri che diventarono poveri. Ora, i ricchi videro che ad andare la notte sul ponte dopo un po' sarebbero diventati poveri anche loro e pensarono: paghiamo dei poveri che vadano a rubare per conto nostro. Si fecero i contratti, furono stabiliti i salari, le percentuali. Naturalmente sempre ladri erano e cercavano di ingannarsi gli uni con gli altri. Ma come succede? I ricchi diventavano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. C'erano dei ricchi così ricchi da non avere più bisogno di rubare per continuare a essere ricchi. Però se smettevano di rubare diventavano poveri, perché i poveri li derubavano. Allora pagarono i più poveri dei poveri per difendere la roba loro dagli altri poveri. E così istituirono la polizia e costruirono le carceri. In tal modo, già pochi anni dopo l'avvenimento dell'uomo onesto, non si parlava più di rubare o di essere derubati, ma solo di ricchi e di poveri. Eppure erano sempre tutti ladri. Di onesti c'è stato solo quel tale, ed era morto subito, di fame. Grazie! Questa è la scritta Calvino, vabbè, uno così. Uno sembra stato tipo oggi, no? E me ha scelto per noi queste parole splendide. Grazie. Grazie a te, Marconi!